Ed eccoci tornati in diretta. Attenzione, ve l'ho già anticipato prima della pubblicità. Siamo arrivati a un momento importante di questa mattinata sulle fonti TV e soprattutto inserito questo spazio nel contesto della Trading Week. Cioè un momento importante perché sarà un'ora intensa dedicata ai certificati. Io ho bisogno del vostro aiuto, io mi rivolgo ai miei telespettatori perché avrò un parterre di ospiti. Voglio dire che tutti mi invidieranno, sono sicura, però che dovrò tenere un po' a bada, a partire da lui, Riccardo Falcolini, che è in studio con me. Riccardo, Buongiorno Manuela, ecco. inizio con una risata. Cioè, Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. abbiamo già detto tutto con Esatto. questa risata. Con dei titani, sarai con dei Eh sì, titani. Io assolutamente ovviamente sì. mi escludo dalla parte titani. Vabbè, ma dai, no, Faccio da vediamo contorno. alla fine diamo i voti se vuoi. A Va bene. te solo, perché loro non servono, Vabbè, insomma. loro sono dei fuori classe, quindi insomma è un 10 lode per tutti. Allora, io li vado subito a salutare. Pierpaolo Scandurra, certificati e derivati. Ciao Pierpaolo, buongiorno. Buongiorno a te Manuela, un saluto a Riccardo e a tutti gli ospiti, i miei amici ospiti. Saluto Pietro Di Lorenzo. Pietro, beh, insomma, non ha bisogno di presentazioni, Pietro. Ciao, bentrovato. Ciao, un saluto a tutti, che bella questa tavola rotonda, mi sarebbe piaciuto farla de visu, però insomma speriamo bene che quanto prima ci abbracciamo tutti e questo è il preambolo. Pietro, nel 2021 vedrai quante cose organizzeremo. A voglia, ci Allora, abbiamo gli arretrati a recuperare, bravissimo, ricordiamoci. assolutamente, io non me li dimentico e neanche voi, lo so. Saluto Gabriele Bellelli, Gabriele, bentornato con noi, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Manuela, grazie. E grazie anche a Stefano Fanton, collegato con noi per questa tavola rotonda. Stefano, un piacere avere anche te. È un piacere anche mio e buongiorno a tutti. Allora, beh, certificati, le migliori strategie per trader investitori, questo è un po' il punto di partenza di questa tavola rotonda e poi anche un bilancio del 2020, cosa che peraltro io e Riccardo Falcolini facciamo settimanalmente, no? Un bilancio per capire qual è il sentiment degli investitori e soprattutto dove sono concentrati gli sguardi degli investitori quando si parla di certificati. Allora, prima spieghiamo se sei d'accordo Riccardo, che cosa accadrà in questa tavola rotonda, perché ciascuno dei nostri ospiti porterà il suo contributo e abbiamo un po' suddiviso le varie tipologie, no? Sia appunto strumenti rivolti agli investitori puri e invece rivolti anche ai trader, con tutte le dovute distinzioni che comunque ribadiremo in questa ora. Lascio a te, insomma, raccontarci un po' quello che succederà e poi partirò da te con la distribuzione del mercato, perché credo che sia sempre il punto di partenza da cui poi approfondire tutto il resto. Esatto, allora questo infatti è un importante appuntamento, insomma, che ci permette di spiegare quello che praticamente quello che è il ruolo di uno strutturatore che crea prodotti e li mette sul mercato. Ci avvaliamo oggi infatti delle competenze dei nostri quattro titani, insomma, come abbiamo definiti inizialmente Pierpaolo, Pietro, Stefano e Gabriele. Che mostreranno con degli esempi pratici alcune strategie o gli utilizzi di alcuni certificati strutturati da UniCredit e ci permetteranno di capire insomma come poterlo utilizzare. Quindi partiremo un po' dall'analisi della struttura del prodotto, spiegandone le caratteristiche, quindi pregi e difetti, quindi non solo i pregi, ma quindi pregi Certo. e difetti che devono essere sempre diciamo analizzati. Quindi, chiamandoli difetti in gergo non tecnico, diciamo pros e cons, quindi quelle che sono le rischiosità legate ad un certificato, analizzeremo varie strutture un po' per insomma, ad abbracciare tutte quelle che sono le esigenze sia di investitori che trader. Infatti, l'obiettivo, insomma, di uno strutturatore, di un emittente, è quello di creare dei certificati che, insomma, vadano ad abbracciare le esigenze di una vastità di clienti, appunto, sia in obiettivi di investimento breve termine, medio o lungo termine, sia di trading. In questo caso, parlando di trading, possiamo ovviamente prendere in considerazione uno spettro di brevissimo, piuttosto che di medio termine, quindi Certo. brevissimo anche intraday. Allora, E quindi, intanto vi dico, sì, scusami, no, no, intanto quindi dicevi. dicevo, ci avvaliamo appunto le competenze partendo magari con Pierpaolo, analizzando Certo. quello che è uno strumento di trading o degli strumenti di trading, per poi spostarci agli altri cari Sono amici. d'accordo con te, non potrebbe essere altrimenti. Intanto stavo dicendo che stanno già arrivando anche delle richieste per alcuni certificati, poi naturalmente risponderemo anche ai telespettatori.
investitori, cioè chi vuole sapere cosa può convenire, insomma, portando anche degli esempi concreti, e poi ciascuno saluta i nostri ospiti. Gabriele, ciao Stefano. Sì, stanno arrivando saluti per tutti, mancano quelli per te. Manco per me, sicuramente. Perché, non vedi, arriveranno. Ma tu hai iniziato dicendo io mi tolgo. Dai, allora i nostri telespettatori ti hanno provato. Salutatemi anche Riccardo Falcolini, vi prego, perché sennò chi lo sente? Mi mando un WhatsAppino da solo. Mandalo tu, il nostro numero di WhatsApp tra poco lo vedremo anche in sovrimpressione. Scriveteci anche sulla piattaforma di YouTube, insomma, avete tutti i modi per inserirvi nella conversazione. Allora, dicevamo però, Riccardo, partirei proprio con te con la distribuzione del mercato e poi, come hai detto, andiamo da Gabriele, partiamo da lui con qualche esempio concreto. Sì, allora, volumi ciao, sempre... Ciao Riccardo, e ridono, ecco qua. È arrivato. Io testo anche l'attenzione dei nostri telespettatori che sono sempre super. Come potrebbero deluderti? Non so, potrebbero anche, però per ora non lo stanno facendo, quindi vai Riccardo. Allora, velocemente, distribuzione di mercato, sicuramente volumi sempre interessanti, siamo al di sopra degli 80 milioni di euro di turnover tradato sul Sedex, la fanno ancora da padrona per quanto riguarda strumenti di trading, dei certificati con sottostante l'indice italiano a leva, prevalentemente leva long, e anche short, quindi sia rialzisti che ribassisti. Ulteriori sottostanti considerati o comunque consultati in questo periodo: Eurostox 50, Eurostox Select Dividend 30. Più o meno manteniamo una costante durante tutto l'anno. Ovviamente oltre a questi si affacciano anche dei titoli delle single stock che possono variare da Eni, Intesa, quindi diciamo i principali titoli del mercato italiano. Quindi questo è una panoramica generale. Ecco, quindi se dovessimo dire appunto, Riccardo, un primo bilancio del 2020 molto sommario, poi ripeto possiamo anche eventualmente entrare più nello specifico, si è mostrato costante il mercato dei certificati, cioè sempre, vabbè, noi abbiamo parlato di settimana in settimana anche di una crescita di interesse rispetto ai certificati, sì. E questo ha favorito comunque anche l'andamento più o meno costante, poi a seconda degli eventi insomma che ci sono stati. Allora, quello che abbiamo riscontrato, Manuela, sicuramente volumi molto interessanti nell'inizio anno, quindi situazione pre-Covid. Successivamente, per buona parte dei mesi, fino ad agosto circa, i volumi si sono attestati intorno ai 50 milioni di euro di turnover giornaliero, anche un po' di meno in alcune settimane. Ora sono riesplosi nuovamente, in alcune giornate siamo arrivati anche al di sopra dei 100 milioni, anche quasi 200 milioni di turnover tradato, quindi questo ovviamente è un po' dettato dalla volatilità dei mercati, dalle esigenze della clientela. Quindi diciamo che i volumi seguono un po' vari aspetti. Sicuramente, certo, la volatilità è un elemento che la fa da padrona. D'accordo, allora andiamo subito da Pierpaolo Scandura. Io ricordo, abbiamo Pierpaolo Scandura, Pietro Di Lorenzo, Gabriele Bellelli e Stefano Fanton, tutti in un unico momento, quindi è l'occasione anche per voi di... eccoli qui, li vediamo tutti insieme. È anche per voi l'occasione per mandarci delle richieste. Intanto continuano ad arrivare saluti per tutti. Allora, dicevo, Pierpaolo, ripartirei da te, proprio per andare più nel merito della questione, anche con qualche esempio concreto, quindi potete condividere i vostri schermi, anche se vuoi riprendere il discorso che stava facendo Riccardo, insomma, su questo anno che insomma, ha avuto questa costanza, per così dire, no? In evidenza. Sì, Manuela, sicuramente l'anno è stato un anno caratterizzato da dinamiche importanti insomma, il livello sia di volatilità, anche per quello che riguarda i dividendi, che ricordiamo sono una voce determinante per la costruzione dei certificati, ma di questo probabilmente si è già detto e soprattutto ne parleranno anche i miei colleghi, pertanto non andrei a ripetere concetti relativi al mondo dei certificati di investimento. Quello che invece farei in questa sede è parlare sempre di certificati, però in un'ottica, come già detto, di trading. Questo perché ci sono chiaramente, come ha detto anche Riccardo prima, sono dei volumi sempre importanti sul segmento dei certificati a leva fissa, ma nello specifico esistono anche dei certificati a leva variabile che si prestano anche all'applicazione di strategie di trading più o meno direzionali.
ma tra queste, quelle forse meno direzionali in assoluto che si conoscano, quella dello spread trading. Quindi oggi io cercherò di raccontare un po' quale può essere l'applicazione pratica di questa tecnica, che consiste nell'individuare due titoli o due indici, una coppia di attività finanziarie tipicamente correlata, e quindi ad esempio due titoli che, se andiamo a guardare su un grafico, sono tipicamente titoli che si muovono assieme, e individuare una divergenza che si viene a creare sul grafico in un determinato periodo. Ora, senza entrare troppo nel tecnicismo, si va a cercare di praticamente di seguire la dinamica della cosiddetta mean reversion, cioè praticamente quella tendenza da parte di due titoli piuttosto che di due indici, come detto, di rientrare verso la media. Dammi conferma che si veda, sì, il mio monitor. Vediamo, vediamo assolutamente. Perfetto. Allora, l'esempio lo porterò su due titoli che appartengono naturalmente allo stesso settore industriale, Tod's e Ferragamo. Questo è un grafico degli ultimi 3 anni. Nella parte superiore del grafico vediamo l'andamento dei due titoli. Come vedete, si muovono praticamente assieme. Cambia solamente la forza dei movimenti, quindi c'è stato un primo periodo del grafico dove è stata Tod's a fare meglio di Ferragamo, poi c'è stato una leggera inversione, poi nuovamente un periodo dove è stata Tod's a crescere di più, poi negli ultimi 2 anni diciamo che Ferragamo ha sicuramente avuto più motivi di crescita anche a livello di business, a livello di risultati rispetto a Tod's, e si è arrivati lo scorso intorno alla metà di novembre ad un differenziale di performance tra i due titoli di circa il 24% rispetto ai valori di 3 anni fa, cioè vuol dire che quindi Ferragamo aveva fatto meglio di Tod's di circa 24 punti. Ora, qual è l'idea chiaramente che si può andare a cavalcare con una tecnica di spread trading? Io non devo andare a cercare di indovinare, passatemi il termine, la direzione del mercato. Cioè, non voglio investire sul fatto che i due titoli possano crescere o eventualmente in una fase di mercato negativo scendere e quindi andare short. Punto sul fatto che Tod's, che è il più arretrato tra i due, possa recuperare terreno nei confronti di Ferragamo. Quindi l'operazione come si mette in pratica? Si mette in pratica andando long su Tod's e contestualmente short su Ferragamo. Quindi l'operazione si deve realizzare nella stessa identica maniera in termini di capitale e nello stesso identico momento. Chiaramente questa non è una tecnica che nasce per i certificati, la si può mettere in pratica con le azioni, è forse la tecnica più utilizzata dagli hedge fund, che è la cosiddetta strategia market neutral, perché non si ricerca la direzione del mercato. Tornando al nostro esempio, quindi a metà novembre, come si può vedere dal grafico, soprattutto nella parte inferiore del grafico, c'è stato questo differenziale che è arrivato a toccare circa 24 punti. Quindi l'idea di investimento era andiamo long su Tod's e contestualmente short su Ferragamo. Dopo ti faccio vedere naturalmente con che cosa abbiamo fatto questa operazione. Perché dico abbiamo? Perché io te la sto raccontando, ma in realtà è un'operatività messa realmente in pratica con i certificati turbo a leva variabile di Unicredit in questo caso, sì, e comunicata ai nostri utenti sul canale Telegram, quindi è un'operazione che è stata effettivamente realizzata. Allora, cosa è successo? Da metà novembre, in particolare poi c'è stata un'accelerazione dopo il 20, Tod's ha effettivamente recuperato, e anche questa mattina, proprio fino a poco fa, avevamo Tod's comunque in rialzo di circa l'1% e Ferragamo a meno 0,80. Cioè, non mi interessa dove sta andando il mercato, mi interessa che Tod's recuperi, ed è quello che è accaduto, come si può vedere qui. In poco più di 15 giorni Tod's è cresciuta più di Ferragamo del 15%, il che vuol dire che se prima avevamo 24 punti di ritardo, al momento ne abbiamo ancora solamente 9. Però 15 punti percentuali sono comunque un risultato importante. Certo. Anche perché, immaginiamo, io potrei fare questa operatività con le azioni, quindi ad esempio investire 20.000 euro long su Tod's e 20.000 euro short su Ferragamo, un 15% di risultato in 15 giorni vuol dire guadagnare 3.000 euro sui 20.000 investiti su ciascuno dei due titoli, 3.000 complessivi naturalmente. Se però io utilizzo i certificati a leva variabile, in realtà la mia operazione, la mia operatività cambia decisamente. Si vede il sito Unicredit? No, adesso vediamo voi, ma penso che a breve lo potremo rivedere. Vediamo se hai condiviso tu.
ho condiviso io, aspetta che forse, ecco, intanto termino la condivisione, poi cambio la schermata, perdonatemi solo un attimo, non ecco ti preoccupi. Qui, ci adesso, dovremmo adesso essere. Arriva, aspettiamo, vediamo quando anche dalla regia siamo pronti e vediamo, non so, sì, sta arrivando, okay, perfetto, eccolo qua. Allora, che cosa, ovviamente, come detto prima, la si poteva fare con le azioni oppure grazie a questi certificati turbo, che ricordiamo sono degli strumenti a leva variabile, il che vuol dire che non risentono del compounding effect, che è l'interesse composto che tipicamente si associa ai prodotti a leva fissa, ma pur avendo una leva finanziaria hanno una prerogativa, non è mai possibile perdere più del capitale investito. Vado rapidamente. Sì. Questo ad esempio è un certificato turbo open end sul titolo TOTS, è un rialzista, il che vuol dire che è un certificato che ci permette di guadagnare dal rialzo di TOTS. Come vedete qui lo strike iniziale 22, ma adesso sono tecnicismi che non ci servono particolarmente, ha una leva oggi del 5% circa, il che vuol dire che se io dovevo investire 20.000 euro long su TOTS con questo certificato circa 15 giorni fa, con una leva 7 era sufficiente investirne circa 3.000. Okay. La distanza alla barriera era comunque importante, quindi qui c'è un certificato rialzista su TOTS e nello stesso tempo abbiamo un certificato ribassista su Ferragamo. Quindi con questi strumenti è possibile impostare una strategia di trading, di spread trading, come detto, sapendo che seppure non dovesse andar bene, perché magari i due titoli vanno in direzione contraria a quella a cui stiamo puntando, pur avendo investito con leva non sarà mai possibile più del capitale, perdere più del capitale investito. Ottimo, ottimo punto di partenza, Riccardo. Poi naturalmente facciamo anche un check con te, però prima andrei, se sei d'accordo, da Stefano Fanton, così diamo subito la parola a lui. Abbiamo detto, Riccardo, quindi Stefano Fanton, ci concentriamo su altri strumenti bonus, stop o reverse, giusto? Con Stefano. Esatto, esattamente. Ok, allora Stefano, da dove vogliamo partire? Beh, partiamo da un presupposto, ovvero l'ultimo mese del nostro mercato è stato uno dei mesi più rialzisti di tutti i tempi e quindi una delle cose molto importanti da fare adesso è selezionare il prodotto adatto per questa fase di mercato. In un mercato che sale del 25% circa in un mese, evidentemente comprare un bonus cap con magari una barriera del 10% espone l'investitore a dei rischi molto importanti, perché basta uno storno di un terzo del movimento che c'è stato in questo mese per sottoporre a stress molto, molto grande il prodotto. Quindi in questa fase di mercato, dove chi gestisce un portafoglio in certificati si trova con la duplice problematica, la prima di vivere un forte rialzo e attendere uno storno del mercato, una fase di debolezza del mercato, e la seconda di avere dicembre, metà dicembre imminente, dove scadono molti prodotti, molti certificati, ecco, in questa duplice problematica si pone la scelta di alcuni certificati per sostituire quelli che scadono a dicembre. Quindi la prima cosa da fare è selezionare la categoria adatta per la sostituzione dei prodotti, che in questo momento è quella dei top bonus. Sì. Top bonus che hanno ovviamente dei rendimenti inferiori a posizione rispetto ai bonus cap, ma hanno un vantaggio di protezione non indifferente, perché la barriera va validata solo a scadenza. Quindi se il prodotto è sopra la barriera a scadenza, evidentemente il bonus viene pagato e non c'è il rischio di un tocco di barriera su storni di breve. Esatto, infatti ti stavo proprio chiedendo qual è il vantaggio, ma benissimo Stefano, l'hai già detto tu. Sì. Allora, io penso che tu voglia partire da un top bonus sul nostro indice, lo mostriamo con il codice ISIN. Assolutamente sì, un top bonus sul FTSE MIB, sono tutti prodotti, io li chiamo simpaticamente avari come rendimento, perché non è un rendimento eccezionale, ma non dobbiamo dimenticare che in questa fase dobbiamo sopportare un possibile storno del mercato e una direzione del mercato che comunque permane in forza e rialzista. Quindi un top bonus sull'indice FTSE MIB da tenere in considerazione non solo nella fase attuale, ma anche per acquisti, soprattutto in caso di storno del mercato. Allora, il codice ISIN è DE000HV4HL34, si compra sotto la pari, che è sempre una piccola soddisfazione per l'investitore, qui si compra appena sotto della pari, 99,45 in questo momento. La cosa particolare è che è una scadenza molto lunga, perché qui parliamo di metà dicembre 2022, e questa è una, diciamo, caratteristica molto importante dello strumento, con
altre caratteristiche inusuali, una distanza dalla barriera di 33 punti percentuali, quindi parliamo di 15.000 punti di distanza, e un rendimento, come vi dicevo, che è avaro, perché è un 3,72% annuo del prodotto, è un 7,5%. Perché è interessante questo prodotto? Perché se il mercato da questi livelli di top, ora il mercato ha avuto una fase di rialzo molto importante nell'ultimo mese, adesso sta cedendo un po' di momentum, sta lateralizzando, ha perso un po' di forza. Se il nostro mercato dovesse mettere in atto uno storno di almeno un terzo o un quarto del movimento che ha generato nell'ultimo mese, in questo prodotto si aprirebbe il rendimento e potremmo avere un rendimento potenziale annuo del 5-5,5, anche 6%, con un calo dell'indice di 6-7 punti percentuali, quindi è da tenere in hit list in caso di storno del mercato. E questa è la prima, diciamo, scelta strategica, sì, in caso di... Riccardo, approvi? Sì, approvo, nel senso, sai, come sai, io non posso dare indicazioni dirette sul prodotto, però sicuramente, come diceva Stefano, un prodotto interessante, soprattutto perché la barriera viene osservata esclusivamente a scadenza. Esatto. Quindi sicuramente elimina quella che è la rischiosità tipica di un prodotto che ha un'osservazione fondamentalmente in continuo. Assolutamente. Diciamo che più che la mia approvazione, io sonderei un po' il mercato degli altri partecipanti per capire cosa ne pensano. Allora sì, io però chiederei a Stefano di andare su un altro, sì, prodotto, così più che altro li vediamo anche diciamo così, sì, a confronto, e poi assolutamente andiamo da Gabriele, così vediamo anche la sua view. Allora, prodotto successivo, Stefano. Allora, sarò veloce. Banca Popolare di Milano, un top bonus anche in questo caso, DE000HV4HNA5. Questo è un altro prodotto con scadenza lunga, 2022, ha anche questo la possibilità di essere acquistato sotto il prezzo di emissione, si compra 96,97, una barriera del 30%, qui il rendimento potenziale annuo sale molto rispetto a quello che abbiamo visto prima, arriviamo a un 9,77 annuo, quasi un 20% del prodotto. Tenete presente che questo è un prodotto da investimento di fatto, perché la scadenza è a 2 anni e la barriera è da validare solamente nel 2022, quindi può essere molto interessante. Vi faccio vedere la carrellata degli ultimi due, così poi ne parliamo. Il prossimo è su Unicredit, codice ISIN DE000HV4EV43. Mi piace questo prodotto perché tecnicamente Unicredit ha sentito la resistenza posta in prossimità di quota 10, è scesa anche per altri motivi, ha aperto un po' questo prodotto che scade nel 2022, si compra a 107,10, quindi è un po' più caro degli altri, ha una distanza della barriera clamorosa, 41 punti percentuali, qui parliamo di un 6,26 annuo e di un 12,70 del prodotto, altro certificato da investimento con l'obiettivo di ottenere appunto dei rendimenti che con le obbligazioni sono impensabili, e con una gestione del rischio tutto sommato abbastanza calibrata sul prodotto. Ultimo prodotto, un mio vecchio amore, io ho fatto sempre una battuta anche con Riccardo, cioè, a cosa serve avere Amazon in portafoglio se abbiamo Saipem? Perché Saipem nell'ultimo mese ha avuto un rialzo spettacolare, ha avuto un bel movimento, sì, un titolo molto tecnico. Vi do il codice, sì, DE000HV4HMC3, questa volta è un bonus cap. Faccio un'eccezione perché questo prodotto scade sempre nel 2022, ha una barriera clamorosa molto alta, 36,68 punti percentuali, un 7,80 di rendimento annuo, quindi un 16 del prodotto. Questo può essere molto interessante, questo come hit list in caso di uno storno del mercato, e quindi dove si apre un po' il rendimento e quindi è capace di assorbire uno storno atteso del mercato e di aprire il rendimento. Quindi questi quattro prodotti sono una carrellata veloce, certo, insomma, un po' accennato. Sì, Riccardo, stavi dicendo qualcosa? Mi volevo ritagliare un secondo per fare un po' di, insomma, pseudo pubblicità per i loro segnali, chiamiamola pubblicità. Sì. Allora, sia per quanto riguarda Pierpaolo che per quanto riguarda Stefano, magari lo vuol dire Pierpaolo, i tuoi segnali di spread trading sono disponibili sul vostro canale, giusto Pierpaolo?
Sì, esattamente Riccardo, il nostro canale Telegram dove si parla fondamentalmente di certificati, ma non solo, e lì ci sono anche le indicazioni dello spread trading. Canale Telegram certificati e derivati. Stefano? E invece Stefano, lui crea una interessantissima rubrica, realizza un'interessantissima rubrica con i nostri certificati che è disponibile sul sito di traderlink.it. Stefano, vuoi dare un'indicazione della tua rubrichetta? Molto sì, bella. È una rubrica dove si selezionano i prodotti più interessanti, anche con l'ottica di stare in agguato ricercando le occasioni, come nel certificato sull'indice, che non è proprio il massimo in questo momento, ma potrebbe essere interessante con un calo di 5-6 punti percentuale. È una rubrica gratuita, libera, non serve nemmeno la registrazione per vederla, i link diretti ai prodotti, ci sono anche i codici ISIN dei prodotti che abbiamo visto oggi, tranne l'ultimo, il bonus cap su Saipem che ho aggiunto stamattina. Ok, ottimo, poi magari le ribadiamo queste cose alla fine della puntata. Allora Gabriele, anche Stefano, insomma, prima di andare nel merito di esempi concreti, giustamente ha detto la sua un po', ha fatto anche lui un piccolo bilancio, no, di quello che è accaduto quest'anno. Chiedo la stessa cosa anche a te in quanto educatore finanziario indipendente, insomma, ma l'educazione al centro dell'attenzione, e poi andiamo su ciò che hai portato tu. Prego Gabriele. Beh, allora, di quest'anno io ho notato due cose su quelli che sono i miei lettori, tra il sito e i social. La prima è una grossa richiesta di formazione. Mi dicevano che anche i numeri della CEPI, tra l'altro, sono cresciuti moltissimo in questi mesi. Non so se Pierpaolo può confermare, però è noto veramente anche da parte del retail una grossa necessità di disinformazione, di capire esattamente le dinamiche di prezzo, anche perché molti investitori sono rimasti spaventati dal crollo che c'è stato tra fine febbraio e la prima parte di marzo. Il secondo aspetto che ho notato è quello di ricerca di strutture più prudenti. Per quanto riguarda diciamo così, il mio pubblico, quelli che bazzicano il mio sito, è abbastanza evidente la ricerca di certificati con barriera discreta, barriera profonda, opzione airbag per tutelare le perdite, per ridurre le perdite in caso di evento barriera, cedola, effetto memoria. Diciamo che tutte le protezioni possibili e immaginabili sono molto apprezzate, quindi c'è un ritorno alla riduzione del rischio, oltre che a un desiderio di formazione per capire esattamente le dinamiche di prezzo e comprendere diciamo, i meccanismi dei certificati, che non sempre sono così banali. Sì. Quindi è aumentata proprio l'interesse, insomma, Gabriele, ci stai dicendo. Appunto, non so, ha detto se Pierpaolo conferma, se Pierpaolo può confermare, così poi andiamo oltre. Assolutamente, confermo il fatto che c'è stato un incremento di interesse nei confronti del mondo dei certificati, esatto. Esponenziale. Sul fatto che i volumi e CEPI siano aumentati, lo avevano fatto tantissimo nel 2019, in questo 2020 di crisi sono leggermente migliorati, ma è già un gran risultato. Ottimo, ma infatti poi è un po' quello che diciamo anche noi, Riccardo, ogni settimana, no? Sì. Quindi abbiamo una conferma su più fronti. Allora Gabriele, che cosa vuoi presentarci tu oggi, più, insomma, andando più nel merito? Allora, io per oggi ho preparato due prodotti con due profili di rischio diversi. Il primo è col profilo di rischio più basso, chiamiamolo da buon padre di famiglia, sì. Poi in realtà bisognerebbe vedere dalla pianificazione finanziaria della persona, però in linea generale un profilo di rischio abbastanza prudente. Allora qui non so se hai per chi non vedo la trasmissione, quindi non so se in sfondo c'è l'ISIN, se te lo devo dettare. Allora puoi dettarmelo Gabriele, lo mostro io. Allora, un attimo che lo prendo, aspetta. Assolutamente. Allora, sì, ci sono. Allora DE, sì. 000, sì. HV 4 47, sì. HX4. Ok, allora andiamo a vedere. Perfetto, raccontaci. Sto aprendo la pagina del prodotto, eccolo qua. Ora, questo è un prodotto a capitale condizionatamente protetto, vuol dire che a scadenza il capitale protetto a patto che non si verifichi l'evento barriera. È un cash collect come struttura, quindi è un prodotto che paga una cedola e potenziale periodica, quindi soddisfa l'obiettivo finanziario di avere un'entrata periodica. È un certificato worst off, che vuol dire che ha come sottostante non un singolo titolo ma un paniere. In questo caso è un paniere composto da aziende svizzere molto famose. Due Novartis e Roche sono legate al settore farmaceutico, invece Nestlé è il gigante, diciamo così,
dell'alimentazione. Quindi tre titoli con una buona stabilità sia dal punto di vista dei bilanci che anche dell'andamento delle contrattazioni. È un prodotto, dicevamo, che paga una cedola periodica, paga una cedola dello 0,37% al mese. La cedola ha l'effetto memoria, quindi se non dovesse essere pagata in una determinata data di rilevazione, la cedola non è persa, ma può essere recuperata successivamente. Ricordo che la cedola, ma anche la plusvalenza di prezzo, visto che il certificato oggi quota in area 99,99,22, quindi sotto 100, e dicevo sia la plusvalenza di prezzo che la cedola costituiscono reddito diverso, quindi possono essere utilizzate per recuperare eventuali minusvalenze pregresse. È un prodotto quotato, è quotato sul CertX, c'è sempre il market maker, no, a garantire la liquidità. La scadenza naturale, se il certificato non dovesse essere richiamato in anticipo, perché è un certificato che ha al suo interno l'opzione autocall, dicevo la scadenza naturale è nel novembre del 2023. La barriera, non mi ricordo se l'ho detto, è una barriera abbastanza profonda, dopo andiamo a vedere magari i numeri, è una barriera discreta, quindi attiva solo a scadenza, quindi idonea per cavalcare questa fase di mercato. Concordo assolutamente con quanto detto prima da Stefano, che fondamentalmente dopo un forte rialzo prolungato generoso in termini percentuali, ecco, una correzione è assolutamente fisiologica, può essere assolutamente da mettere in conto, quindi privilegiare prodotti con barriera discreta assolutamente è una soluzione che condivido al 100%. Dicevo, abbiamo tre sottostanti, sono tutti e tre sopra barriera, sì. Quindi sono tutti sopra al livello della barriera, quindi è un prodotto che dovrebbe continuare a erogare cedole se questa rimane la situazione. L'unico titolo sopra strike in questo momento è Roche, per cui al momento, diciamo così, il richiamo anticipato non dovrebbe essere immediato. E quindi da questo punto di vista, secondo me, è un prodotto interessante. Il rendimento non è altissimo, uno 0,37% al mese, quindi circa un 4% analizzato, però considerando i sottostanti, le loro caratteristiche, secondo me è un certificato interessante, sia alle quotazioni attuali, sia su debolezza del sottostante, perché fondamentalmente l'ideale per acquistare i certificati è una condizione di debolezza del sottostante e di aumento della volatilità. In quel contesto, diciamo che è la situazione ideale per mettere in portafoglio un certificato. Poi ne ho selezionato un altro, questo strizza un po' di più l'occhio all'attualità. Se vuoi ti detto, certo, se fa, dai, vai Gabriele, assolutamente. Sì? Allora, DE000HV, sì. 4H9, sì. W9. Ok, vai. Qui dicevo che è un certificato che strizza l'occhio, diciamo così. Innanzitutto qui stiamo alzando il livello dell'asticella del rischio, questo è il primo aspetto da sottolineare. Il secondo, dicevo, strizza l'occhio all'attualità, perché fondamentalmente è un certificato worst off che ha come sottostante quattro azioni. Tutte queste quattro azioni sono tra l'altro americane e tutte collegate, chi in modo diretto, chi in modo indiretto, al Covid, nel senso che sono collegate al vaccino. Pensiamo a AstraZeneca e a Pfizer, sono due titoli, diciamo così, direttamente coinvolti da questo punto di vista. È un prodotto sempre a capitale condizionatamente protetto. È un prodotto che paga una cedola periodica eventuale vuol dire che la cedola è pagata se alla data di rilevazione si verifica il pagamento della cedola, quindi tutti e quattro i sottostanti sono superiori alla barriera, quindi l'obiettivo finanziario è quello dell'entrata periodica. La struttura è simile a quella di prima, quindi è un cash call come struttura. La caratteristica saliente, secondo me, di questo prodotto è nell'airbag, nel fatto che in caso di evento barriera a scadenza, perché anche in questo caso la barriera è discreta e attiva solo a scadenza, se però a scadenza dovesse verificarsi l'evento barriera, ecco che la protezione dell'airbag tutela il risparmiatore, perché invece, non so, di una perdita del 50%, la perdita sarebbe solo del 20-25%. Adesso vado a braccio, però fondamentalmente il concetto è in caso di evento, no, è un po' come il concetto dell'airbag della macchina, no? È quello che ho detto io settimana scorsa, vedi, no? Vedi che siamo tutti, sì. L'airbag ovviamente ricorda proprio quel dettaglio, esatto. Immagino quando uno fa un incidente in macchina, no? L'airbag è un meccanismo salvavita, no? Serve per attutire l'impatto. Ecco, la stessa cosa in tema di certificati, è un meccanismo che fondamentalmente rimodula verso il basso gli strike, per cui fondamentalmente alla scadenza, in caso di evento barriera, sì,
si ha una minusvalenza, quindi si perdono soldi, ma si perde meno denaro rispetto a un certificato gemello, diciamo così, che non contiene questa opzione, quindi è una tutela per il risparmiatore. In questo caso, tra l'altro, non l'ho sottolineato, ma lo dico adesso, oltre all'opzione airbag abbiamo detto la barriera discreta, abbiamo anche l'effetto memoria della cedola. La cedola che è dell'1,60% su base trimestrale, che significa un 6,40 annuale, quindi un certificato con barriera discreta, con effetto memoria e con airbag. Diciamo che tre condizioni di tutela per il risparmiatore ci sono tutte, per cui da questo punto di vista secondo me è un certificato interessante. Quindi per tutti quegli investitori che hanno un grado di rischio medio-alto e che vogliono, diciamo così, focalizzare la loro attenzione sul settore farmaceutico collegato al vaccino, ecco che questo secondo me è un certificato che può essere preso in considerazione. Beh, insomma, sì, Riccardo, passami questa espressione, si cavalca un po' l'onda, no? Ma come si fa sempre, insomma, chiaramente sotto osservazione c'è tutto quel comparto lì. Sì, assolutamente, però il bello di poter cavalcare l'onda con strutture diverse. Certamente. Che certo. Ti permettono una maggiore o minore protezione del capitale o eventualmente dei rendimenti periodici. Quindi in questo caso Gabriele ci ha parlato appunto di titoli specifici, Stefano anche con altre strutture e lo stesso Pierpaolo. Vedi, ognuno insomma ci ha dato la sua su dei certo. Settori che comunque sono molto attuali, sicuramente gli ultimi titoli sono proprio quelli al centro dell'attenzione. Sì. Allora, dobbiamo andare da Pietro Di Lorenzo. Dico dobbiamo nel senso che così chiudiamo il cerchio, perché poi ci sono delle domande che però voglio rivolgere un po' a tutti. Sì, altrimenti ci tira le orecchie Pietro, lasciamoli in stand by. No, dicono che gli ultimi saranno i primi, quindi insomma, poi dopo rispondere a lui per primo alle domande dei nostri telespettatori. Allora Pietro, con te dobbiamo usare un po' di più, mi hanno detto, no? Dobbiamo, non so, però poi è tutta una sorpresa quello che ci avete portato, però insomma l'obiettivo era quello anche di mostrare qualche strumento che in qualche modo abbia un margine di rischio più elevato, ovviamente rischio e rendimento che vanno insomma parallelamente. Allora Pietro. Sì, guarda, devo dire anzitutto complimenti per questa iniziativa, mi piace molto, perché in una mezz'oretta abbiamo dato quello che secondo me è proprio il sale, no, dei certificati, nel senso che possono contemplare diverse idee di investimento, diverse strategie, e quindi se ci pensi, facendo recap velocissimo, Pierpaolo ci ha proposto una strategia che sostanzialmente è market neutral, nel senso che lavora su una forza o debolezza relativa di due titoli. Gabriele invece ha privilegiato l'investimento per chi magari desidera avere dei rendimenti periodici, quindi delle cedole, invece Stefano una protezione condizionata del capitale. Quindi se ci pensi, stesso prodotto, il macro prodotto, quindi certificato, ma che si declina in tre strategie che possono prendere forma con prodotti, con categorie di prodotti diverse. Io a questo punto mi piacerebbe dare ancora un'altra interpretazione, a far capire ancora una volta quanto sia possibile valorizzare un'idea scegliendo il prodotto giusto, immaginando invece uno scenario un po' diverso rispetto a quelli precedenti. In estrema sintesi, dopo un rialzo del genere, ricordo che rimarrà agli annali il novembre del 2020, perché mai il mercato si è apprezzato di un quarto in così poco tempo, e questo vale anche per molti mercati mondiali. Ritengo che sia necessario, sia fisiologico, uno storno che vada in qualche modo a far tornare alcuni titoli su livelli quantomeno più ragionevoli. L'impressione che ho è che in questa grande festa rialzista di novembre 2021 si sia un po' perso di vista quella che è un po' la razionalità, no? Perché abbiamo comprato tutto in maniera incondizionata, e quindi dentro al carrello degli acquisti ci sono entrati anche titoli che secondo me hanno più beneficiato di uno stato di euforia generale che di una qualità dei fondamentali. Tutto questo lungo preambolo per dire che uno short estremamente speculativo da questi livelli ritengo che sia un'operazione ragionevole in termini di rischio rendimento, nel senso che il profitto atteso, qualora lo scenario che ho in mente venga effettivamente confermato, è ben superiore alla massima perdita che andremo a conseguire. Se vuoi ti descrivo il prodotto per andare proprio nel vivo. Certo.
Allora, ti do l'ISIN che è DE000HV4 Juventus Sì. 0 Savona 4. Savona, già ci siamo giocati però tutti i non tifosi della Juventus con lo Qui spelling, siamo in vabbè. parità numerica Però fra ce n'hai uno in Riccardo e studio, Gabriele quindi. contro. Ah, Urca, allora vale di più. Eh sì, vale di Vabbè, più, per vale di fortuna più. che io non sono tifosa, va? Così non Vedi, vado. sei Sono super parte. super partes. Va bene, allora lo vediamo. Turbo open end su FuzzyMib. Esattamente. Allora, la peculiarità di questo prodotto, proprio in estrema sintesi, è questa: consente di lucrare qualora l'indice italiano abbia da questi livelli una veloce correzione. Consente di farlo utilizzando un effetto leva, nello specifico la leva è del 4,65%, ergo l'andamento del sottostante viene moltiplicato per 4,65 e quindi per proprio farla semplice, se l'indice italiano scende da questi livelli del 5% avremo un rendimento atteso intorno al 22-23% del prodotto. L'altra peculiarità è che ha un livello di knockout, cioè un livello raggiunto il quale il prodotto sostanzialmente raggiunge una morte finanziaria, arriva a zero, che è qualcosa che spaventa, ma al contempo è una sorta di protezione implicita, nel senso che per chi tipicamente fa fatica a mettere gli stop loss, sia per questioni, come dire, cognitive, perché fa un po' fatica a incassare una perdita, magari anche per questioni di struttura di piattaforma, magari molte piattaforme non consentono, soprattutto su alcuni prodotti, di mettere gli stop loss, di fatto ha una barriera raggiunta la quale c'è un livello che in particolare circa 26.000 punti, raggiunto il quale il prodotto sostanzialmente arriva a zero. L'altra cosa interessante è che si può anche girare un portafoglio. Magari tipicamente tu hai avuto l'abilità o la fortuna di aver cavalcato con Ghindi, con tanti titoli italiani, questo bel rialzo, e adesso sei nell'ambascia, dice: caspita, dopo un più 25, che faccio? Mi accontento e mi godo nei limiti del possibile, considerando le limitazioni, il Natale, oppure vado avanti e cerco di massimizzare ulteriormente. Una via di mezzo potrebbe essere: mi tengo il portafoglio, magari non pago capital gain perché tipicamente avrò delle plusvalenze e quindi vado a protrarre il momento del capital gain, e mi vado a comprare questo prodottino che, tutto sommato, avendo un prezzo assolutamente basso, quindi 0,457 denaro e 0,51 la lettera, tutto sommato, anche con un investimento piccolo in termini monetari, posso andarmi a creare questa piccola struttura. Ricapitolando, speculativa, fortemente speculativa per chi come me da questi livelli si attende un veloce storno, e conservativo invece per chi vuole già le parte del portafoglio long che magari ha in casa e quindi Certo. vuole insomma non fare il coin flip, che Dio me la mandi buona e vada avanti, o liquidare tutto e pagare capital gain. Assolutamente. Intanto, appunto, mentre io dicevo ci siamo giocati tutti quelli che non tifano Juventus, Massimiliano, che saluto, scrive: Grande Pietro, hai nominato la Juve. Vedi che invece abbiamo attirato l'attenzione. Insomma, siamo telepatici peraltro molto spesso io e i miei Tutti farmela telespettatori. nominare mi costringete a fare lo spelling degli ISIN, però sarà l'unico caso, poi non farò ulteriori Caro eccezioni. Pietro, guarda, ti sei, come dire, vabbè, non dico nient'altro, ti sei giocato un po' questa opportunità di invece di mettere l'accento sulla tua squadra, ma comunque poi ne parleremo. Allora, siccome poi dopo ci teniamo proprio qualche minuto per le domande, come diciamo, hai un altro prodotto che vuoi mostrarci, Sì. Pietro? Sì. Guarda, io improvviso sempre, come al solito, cerco di trattare prodotti che non sono stati trattati in precedenza, proprio perché penso che l'obiettivo di questo bell'incontro è anche dare una visione, no, di quelle che sono le opportunità dei certificati. A quanto capisco, nessuno ha parlato dei bonus cap, che in due No. parole sono prodotti che danno una protezione condizionata del capitale. In questo caso la barriera non è discreta, ergo non c'è la fotografia a scadenza rispetto alla barriera, ma è in continua. Quindi, se per sfortuna il sottostante dovesse pizzicare in corso d'opera dal momento dell'acquisto alla scadenza della barriera, anche per un secondo la protezione si perde e quindi il prodotto replica l'andamento del sottostante. Il prodotto è DE000HV48 Sì.
Zeta di Zara, Bologna 0. Bologna 0, ok. Ok, sarò veloce perché ho visto che mi sono perso un po' e non No, voglio non ti preoccupare, impiantarmi. sì, veloce perché poi ci tengo a fare un paio Velocissimo. di Allora, domande che sono arrivate, sì. ben volentieri, le domande hanno la priorità. Il sottostante è un sottostante chiaramente che non ha brillato negli ultimi anni, parlo di Telecom Italia. Cinque motivi proprio rapidissimi per cui mi piace. Anzitutto l'orizzonte temporale, la scadenza di questo prodotto è il 16 luglio. Non amo prodotti di scadenza troppo lunga perché siamo di fronte a scenari per quanto mi riguarda assolutamente intellegibili. Tutti noi siamo consapevoli del fatto che l'evoluzione dei vaccini e quindi la capacità di entrare rapidamente nelle popolazioni è un requisito che condiziona la nostra vita come i mercati, quindi fare scommesse, tra virgolette, troppo lunghe non è nel mio DNA. Secondo motivo è sotto la pari e questo diciamo incoraggia, nel senso che c'è un piccolo rendimento ulteriore vantaggioso. Terzo motivo, la barriera. Nello specifico la barriera è posizionata a 25,75, ergo sostanzialmente il certificato ti paga un rendimento del 9% circa, che sarebbe quindi il 15% anno su anno, se Telecom Italia non perde circa un terzo del proprio valore. Considerando che 25,75 è proprio sotto un supporto estremamente rilevante per il titolo, che se chiunque abbia un grafico sotto mano può guardare, c'è stato sostanzialmente un grande doppio minimo fra i minimi di marzo e i minimi recenti, quindi Sì. è un livello che anche graficamente convince. E infine l'ultimo motivo è un rendimento a doppia cifra, perché è chiaro che insomma noi dobbiamo essere qui a provare delle opportunità che danno valore, no? E il rendimento è veramente interessante. Unica chicca, chiaramente il sottostante Telecom, tutti noi conosciamo la storia su cui non mi dilungo, ma in ogni caso credo che possa essere un titolo che sia nello scenario diciamo in cui la situazione si normalizza auspicabilmente molto rapidamente in virtù dei vaccini che entrano molto rapidamente nelle popolazioni, sia nella situazione opposta, è un titolo che diciamo potrebbe beneficiare in maniera marginale sia dell'uno che dell'altro scenario, e quindi un Sì. titolo diciamo abbastanza tra virgolette COVID-free. Ottimo, allora Riccardo, gira poi tu la domanda a chi reputi, insomma, poi possono rispondere anche velocemente tutti, però c'è Alberto che giustamente fa questa domanda sulla base di ciò che sta succedendo al dollaro. Dice, visto che il dollaro è molto debole, ci sono dei certificati in dollari? Cioè, quindi parlavamo prima di cavalcare l'onda, Riccardo. Esatto, ci sono dei certificati in dollari. Io a questo punto girerei un po' la domanda a tutti, nel senso la girerei in questa chiave: è meglio un certificato in valuta oppure un certificato con l'opzione quanto, che è un'opzione che va ad anestetizzare l'effetto cambio? E allora io direi, magari andiamo da Pierpaolo Sì, direttamente. allora vi chiedo Pierpaolo e di, sì, Gabriele, Pierpaolo e per. Gabriele, vi chiedo di rispondere in modo flash così possiamo sentire tutti prima di salutarci. Pierpaolo. Ma innanzitutto dipende dall'aspettativa che si ha per le prossime settimane o per i prossimi mesi o comunque l'orizzonte investimento. Il certificato esposto in valuta chiaramente consente di partecipare e di essere soggetti al rischio cambio, quindi rischio positivo e negativo. Se si crede che da 1,21 si possa andare a 1,25, evidentemente non è opportuno, anche perché se andiamo su un prodotto in valuta il deprezzamento del dollaro ci comporta una perdita. E quindi a quel punto è meglio andare su un prodotto quanto che è sterilizzato il rischio di cambio. Viceversa, se si vuole provare a puntare su un apprezzamento del dollaro, e allora è meglio andare chiaramente sul prodotto esposto in valuta. Chiaramente poi si potrebbero fare delle coperture su posizioni già in essere, in quel caso bisogna trovare degli strumenti che guadagnano dalla salita del tasso di cambio, e ce ne sono diversi chiaramente nel segmento dei prodotti a leva. Ok, Gabriele. Allora, la risposta dipende dalla pianificazione finanziaria della persona, quindi da qual è il suo obiettivo finanziario e soprattutto il suo grado di rischio. In linea generale io tendo a preferire i certificati con l'opzione quanto comunque. Ok, Stefano. Ah, anch'io assolutamente, una speculazione alla volta, aggiungerei. Ok, beh, hai detto tutto, Pietro. Ma sì, certo, l'opzione quanto chiaramente ha un costo implicito nel prodotto che bisogna anche valutare, e quindi sì, in linea di principio dipende come sempre dal rischio che desideri prenderti. Se vuoi prendere un doppio rischio
vai, diciamo, secco sul nudo, se no ti proteggi, ma ricordo che è un piccolo costo la protezione appunto implicita. Sì, Riccardo. Sì, faccio una domanda. Dato che abbiamo parlato di Sì. copertura, ne parlava probabilmente Pierpaolo, io faccio una domanda indirizzata inizialmente a Pierpaolo e Pietro e poi ovviamente anche a Stefano e Gabriele. Quanto è importante nella costruzione di un portafoglio impostare già anche una copertura, quindi una strategia che permetta di neutralizzare il rischio, che sia magari fatta con un turbo piuttosto che con altro strumento? Ok, prego. Sì, parto io. Sì. Indubbiamente anche qui un po' riprendo il concetto di Gabriele a proposito della pianificazione finanziaria. Se il portafoglio è di medio-lungo periodo, si può partire anche senza un'immediata copertura e utilizzare poi gli strumenti all'occorrenza. Quindi arriviamo in un 2020 che inizia a febbraio con tutto quello che è successo. Nel momento in cui inizia a salire la volatilità, si possono utilizzare gli strumenti a leva variabili. Ancora una volta, ricordiamo. Per le coperture di portafoglio sempre è meglio utilizzare strumenti a leva variabile e non quelli a leva fissa e soprattutto attenzione anche agli strumenti di tipo reverse, bonus cap, che sono molto utili, ma quando sono su indici, viceversa su singoli titoli, possono subire dei deprezzamenti fino all'azzeramento, anche se indovini magari la direzione di mercato, però se hai sbagliato il titolo su cui andare potresti ottenere l'effetto contrario. Quindi ecco, è sicuramente opportuno coprire i portafogli, se però si ha una buona pianificazione non è necessario magari farlo da subito, ma sfruttare l'esistenza dei prodotti per intervenire nel tempo. Ok, sentiamo anche di seguito tutti gli altri, poi chiudiamo. Gabriele? Allora, la domanda è molto semplice, la risposta secondo me è molto articolata, nel senso che dipende sia dalla pianificazione finanziaria che dalla strategia che si intende perseguire. Ora, coprire un certificato è senz'altro possibile, a volte più semplice, a volte meno semplice. Se c'è un solo sottostante è un'operazione, se i sottostanti sono 4 o 5 e magari Succede di più più. di uno vanno in sofferenza, può diventare più complicato. Ma c'è un altro aspetto, però, i certificati hanno. E se ben selezionati, una barriera che può essere distante, una barriera che può essere discreta. Questo è già un materasso, è già una forma di tutela per l'investitore. Quindi non necessariamente occorre intervenire sempre per coprire le posizioni. Quindi da questo punto di vista non c'è secondo me una risposta univoca. Se si vuole utilizzare un certificato in un'ottica trading o comunque di breve periodo, sicuramente proteggere la posizione ha senso. Ok. In ottica di medio periodo potrebbero esserci delle eccezioni. Non è però dal mio punto di vista così scontata una risposta né positiva né negativa neanche in ottica di medio periodo. Va bene, allora velocemente Stefano e Pietro e poi chiudiamo. Ah beh, io sostengo, credo che sia una questione indiscutibile, che se si protegge qualsiasi portafoglio da tutti i rischi, alla fine non si ottiene nessun rendimento. È come una coperta che tiene scoperto uno dei quattro arti, o un braccio, una gamba, devono star fuori. Quindi il rischio fa parte della gestione del portafoglio più che della singola copertura. Alla fine preferisco costruirmi un portafoglio nel tempo, avere prodotti che siano decorrelati tra di loro, ma insomma coprire troppo un prodotto alla fine mangia tutto il rendimento. Quindi, come Gabriele, salvo casi specifici, non, credo che Ok. la costruzione del portafoglio sia la protezione. Pietro? Sì, guarda, io credo che la differenza più grande fra un investitore alle prime armi e un investitore professionale sia la capacità di fare meno gamblerate possibili, no? Nel senso che tutti comprano sperando che salga o scenda e quindi c'è questa logica binaria. L'investitore più professionale invece ha una capacità di, come dire, gestire i rischi in maniera più rigorosa e correggere le strategie in corso d'opera. Non siamo più nei tempi di buy and hold. Non siamo più nei tempi in cui compri e dimentichi, ma siamo nei tempi in cui la volatilità dei mercati ti obbliga ad agire e quindi a limare le strategie in corso d'opera, e questo si può fare, secondo me, costruendo delle coperture che chiaramente sono limitate nel tempo. Non è impossibile tenere un portafoglio coperto, non avrebbe neanche senso investire troppo a lungo, però la grande differenza tra i professionisti e quelli alle prime armi.
e che capiscono che in alcune fasi bisogna attenuare il rischio di portafoglio agendo in maniera opportuna. La cosa fondamentale quando parliamo di certificati è farlo soprattutto per protezioni un po' più lunghe con prodotti che non soffrano il compounding effect, se no c'è il rischio di fare un pasticcio. Va bene, mentre saluto tutti, li vediamo magari così, visto che li abbiamo definiti titani. Effettivamente è stata una bella ora e insomma, replichiamo al più presto, se siete d'accordo. Grazie per Paolo Scandura, grazie a Gabriele Bellelli, grazie a Stefano Fanton, grazie a Pietro Di Lorenzo e grazie naturalmente a Riccardo Falcolini. No, Stefano Fanton l'abbiamo già salutato e vabbè, con tutti questi nomi, Riccardo Falcolini, visto che c'erano anche delle domande su alcuni strumenti e certificati specifici, rimandiamo a mercoledì prossimo, no? Che insomma, Assolutamente. ricordiamo il nostro appuntamento fisso con Zoom Certificates e quindi 11:30 qui. Scusate se non sono riuscita a leggere tutti i messaggi, ma insomma, a volte purtroppo non dipende da noi. Grazie Riccardo Falcolini, grazie ancora agli altri miei ospiti. Adesso, anzi Riccardo, guardala anche tu, c'è un'interessante intervista con Benco Valletta, altri consigli pratici per questo momento dell'anno molto importante e naturalmente poi continua la nostra programmazione, torniamo live sui mercati alle 14:30.